Buongiorno, questa mattina dobbiamo andare esattamente lì. Sì, San Siro. Oggi praticamente andremo a scoprire tutti i segreti che si nascondono dietro San Siro. Spogliatoi, tunnel, insomma, bordo campo, tutto quanto. Io sono dentro l'hotel, adesso avrei voluto fare un'intro diversa, in realtà praticamente fuori San Siro, ma sta diluviando. Ecco, guardate quella pozzanghera e capite che piove abbastanza. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo. Cioè, in realtà è a 100 metri neanche, quindi andiamo a prendere un po' di pioggia e ci andiamo dentro San Siro. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo dentro San Siro, ok? Quello che voglio fare oggi è praticamente farvi scoprire quello che non si vede in TV, quindi spogliatoi, museo, tutta la storia di San Siro. Praticamente abbiamo visto l'inizio, come dice San Siro, l'inizio di un sogno. Abbiamo visto praticamente le lampade che illuminano il campo, che sono enormi veramente, poi pezzi di storia, magliette del centenario sia di Milan che Inter con Maldini e Zanetti, e praticamente arriviamo alla parte finale di San Siro. Come leggiamo qua, praticamente San Siro è la storia di un mito, cioè ragazzi, non c'è nulla da fare. La cosa che è incredibile per me è che praticamente io ho visto 1000 stadi, ho fatto tour di qualsiasi cosa, sono stato tantissime volte qua a San Siro, ma non ho mai fatto il tour, non ho mai visto quello che andremo a fare oggi. Questa ce l'ho a casa, in realtà io. Comunque ragazzi, abbiamo visto la parte che spiega la storia di San Siro e poi guardate qua che roba, anche Paolo Rossi, le magliette. In questo caso, beh, lo sapete, sono milanista e vedere queste cose è incredibile. Però abbiamo anche la parte dell'Inter, abbiamo visto la maglia del centenario di Maldini, di Zanetti, come dicevo prima. Adesso andiamo a vedere anche quelle dell'Inter, ma vedere queste maglie che sono praticamente la storia del Milan. E ripeto, vedremo anche quelle dell'Inter, non solo perché qua abbiamo praticamente maglie dell'Inghilterra, della Germania, della Francia, dell'Argentina, dell'Olanda, di qualsiasi cosa, con anche delle coppe. Queste sono cose che praticamente possiamo vedere solo qua, solo se facciamo questa esperienza, e nulla da dire. Nulla da dire. Cioè, praticamente noi entriamo qua all'inizio e in realtà non è solo il tour di San Siro, ma praticamente qua è il museo, cioè ci sono cimeli di qualsiasi tipo, di Milan e Inter e poi le coppe, cioè abbiamo la famosissima Champions League, Coppa Campioni, non so queste in realtà se siano repliche o altro, perché il Milan ce le ha nel museo a casa Milan, quindi non lo so. Però abbiamo poi, vabbè, tutte le coppe che dicevamo e altre maglie come vi dicevo prima. Adesso dai, andiamo a vedere anche la parte dell'Inter. Ed eccoci alla parte dell'Inter, anche qua, beh, come per il Milan, partiamo dagli inizi con Mazzola, Oriali, per poi arrivare ai giorni d'oggi e cioè vedere anche come nel corso della storia si sono evolute le magliette, i trofei, i palloni, scarpe, guanti. È bello. Cioè, noi appunto dobbiamo fare il tour di San Siro, però qua praticamente è un museo di cimeli di Milan e Inter, perché vabbè, San Siro è la loro casa, ma non solo, come abbiamo visto ci sono tantissime altre squadre, trofei, e quindi già vedere solo questo è praticamente un museo, a prescindere dal tour di San Siro, ed è bellissimo, ne vale la pena. Ranocchia, bella. E questa, vabbè, per gli interisti sanno bene che maglia è. Finale di Madrid 2010 e quell'anno lì si sì, del triplete. Quindi praticamente il tour inizia così, con questi cimeli che possiamo vedere, però adesso, dopo aver visto Milan Inter e non solo, è arrivato il momento di addentrarci in quelli che sono veramente i segreti di San Siro. Qua praticamente escono i giocatori. Infatti leggiamo Team Zone. Allora, in questo momento sta succedendo tutto veloce. Abbiamo visto l'ingresso dei giocatori, che è quello che vi ho fatto vedere prima. Qua c'è la zona interviste, come dicevo, tutto addobbato stile Inter, e ora andiamo negli spogliatoi, prima Milan e poi Inter. È il momento di entrare negli spogliatoi del Milan. Già così è un'emozione. Allora, ragazzi, siamo dentro gli spogliatoi del Milan. Mi siedo. Qua non so chi ci si siede in realtà, perché praticamente hanno spiegato che i posti non sono fissi, si muovono, i giocatori si spostano, quindi qua si può essere seduto Leao come Theo Hernandez, come Musa, come magari anche qualsiasi altro giocatore del passato. Però è bello, cioè, essere qua dentro, sapere che questi sono i giocatori. È bellissimo. Una forma particolare in realtà, perché generalmente ci sono queste forme ovali anche per far sì che l'allenatore possa parlare a tutti e vederli, mentre di là c'è un angolo dove praticamente non si vedono i giocatori, quindi non so quale sia la scelta effettiva della disposizione dei posti, se magari là ci va chi è in panchina o lo staff o altre cose. E sono curioso di vedere anche la differenza rispetto a quello che sarà lo spogliatoio dell'Inter, non solo a livello di colori, ma a livello proprio di disposizione. E ora direzione Inter. Vediamo come sarà. Allora, comunque, con tutto il rispetto per l'Inter, ma quello del Milan è completamente un'altra cosa, sia a livello di, vabbè, colori ovviamente, ma a livello di design soprattutto, cioè perché qua abbiamo tipo un'unica panchina per tutti, i posti come quello del Milan non sono fissi, ma cambiano. Ho chiesto perché, mi è stato detto per provare a fare gruppo, per conoscere meglio i tuoi compagni di squadra, però, cioè,
lo spogliatoio del Milan è completamente un'altra cosa, ok che sono milanista, però è oggettiva come cosa. Qua abbiamo anche la stazione docce con vasche, probabilmente per recuperare dopo partita. E ora usciamo e andiamo verso il campo. Allora, è stato interessante vedere anche gli ingressi degli spogliatoi, tutti i trofei, tutte le cose che danno per dare motivazione ai calciatori, però ora è il momento più interessante. Tunnel, si va dentro il campo. È bellissimo vedere tutto questo. Immagino che i giocatori facciano questo. Tu da qua vedi la curva sud, arrivi, scalini e vedi San Siro, tutta la gente che ti acclama. Sono emozioni uniche queste. Ragazzi, è uno spettacolo. Cioè, questo è il percorso che fanno i calciatori per entrare in campo. Siamo praticamente a bordo campo. Si vede benissimo il prato di San Siro. Qua ci sono le panchine, c'è tutto. Wow. Da milanista l'unica cosa, peccato che sia tutto a colori nero-azzurri, ma ci sta, è normale. Bellissimo. Però vi dirò la verità. Cioè, nel senso, essendo che il tunnel praticamente dà subito al campo, tu quando arrivi lì già vedi la curva, vedi tutto. Cioè, quando sei qua già hai visto tutto. Quindi, cioè, ho visto altri tunnel dove sbuchi direttamente al campo e fa un altro effetto, secondo me molto più bello. Ma cosa li vogliamo dire, ragazzi, sono serio. Ok, adesso però proviamo anche i posti praticamente a bordo campo. Che poi in realtà da qua, cioè, io lo dico sempre, più sei vicino meno vedi in realtà. Qua è che vedi i giocatori da vicino, ma poi in realtà la partita non capisci nulla. Però è bello. Poltrone comodissime comunque. Ora continuiamo e vediamo dove ci va. Campo fatto, spogliatoi fatti. Si dovrebbe andare in tribuna, credo. E adesso è arrivato un momento che praticamente tutti conosciamo, ovvero quello della tribuna. Praticamente qua siamo in primo rosso, attaccati al campo. Io ero stato qua per Milan Borussia Dortmund di Champions League. Quello che riusciamo a vedere è questo. Questi sono i posti a sedere a bordo campo dove eravamo prima, mentre là ci sono le panchine. Io quello che cerco di far vedere con questo video sono praticamente i segreti, quello che non si può vedere solitamente dalla televisione o quando si viene allo stadio tranquillamente, che uno prende per esempio il biglietto qua, primo rosso, si siede qua, vede la partita normalmente, non gli spogliatoi o quello che abbiamo visto oggi finora. Però chiaramente c'è anche con il tour di San Siro giustamente la possibilità di vedere i posti a sedere a cui tutti possiamo accedere. Però ripeto, questo ve lo devo far vedere perché fa parte del tour, ma quello che voglio far vedere sono i segreti, in realtà quello che non vediamo quando acquistiamo un biglietto per vedere una partita qua. Che poi comunque uno vede tutto, diciamo, sì, belli gli spogliatoi, bello tutto, ma è anche bello quello che ti raccontano. Per esempio il motivo per il quale non c'è il terzo anello nella parte arancione, ovvero il fatto che non c'era molto spazio di sicurezza a distanza dall'ippodromo, oppure come è stata fondata l'Inter, perché nel Milan praticamente si potevano avere massimo 5 stranieri, mentre l'Inter internazionale Milano non stava bene questa cosa da alcuni che erano nel Milan, quindi sono andati a fondare una squadra che potesse avere più persone straniere. Quindi insomma, oltre al bello che si può vedere dello stadio, sono anche cose molto molto interessanti a livello di storia e cose che possiamo imparare. L'unica cosa che non mi sta piacendo, forse perché me lo voglio godere con calma, non dico fare tutto di fretta, però chiaramente loro giustamente hanno dei tempi anche per altre visite e quindi non riesci a fare proprio con tutta la calma del mondo, però è anche una cosa normale, diciamo. Comunque adesso si va all'ultima parte del tour, poi abbiamo finito e tiriamo le conclusioni. Parte finale del tour, Italia 110 lode, una parte dedicata alla nazionale. Beh, l'ultima parte del tour è questa, praticamente una sala dedicata agli azzurri, dove possiamo vedere veramente dagli inizi della nazionale, quindi dall'esordio del 1910 in un'Italia-Francia 6-2 per gli azzurri, maglia bianca, e poi abbiamo visto la maglia del primo mondiale nel 1934, quella del mondiale 2006, quella dell'ultimo europeo qua dietro, nel 2020, e secondo me è carino questa cosa, cioè avere la possibilità di fare il tour, quindi Milan e Inter, vedere questo stadio e poi una sezione dedicata alla nazionale, non l'ho vista in altri stadi finora, probabilmente magari ci sarà, non dico di no, però non l'ho mai vista ed è molto carina come cosa secondo me. E questa è quindi l'ultima parte del tour, l'ultima sezione dedicata all'Italia, poi finisce adesso dove arriveremo praticamente nello store classico come qualsiasi tour, e quindi andiamo anche nello store e poi vi dico cosa ne penso di questo tour. Quindi si esce da questa porta gigante, si fanno le scale di San Siro, praticamente siamo di nuovo fuori dove sono gli ingressi e si arriverà, ci hanno detto, allo store. E infatti è così, entriamo nello store e concludiamo qua il nostro tour. Ed eccoci qua, ragazzi. Prima cosa però vi dico che dallo store non sono uscito a mani vuote, ho comprato questa. Pallone, boh, fantastico secondo me. Comunque, detto questo, cosa dire di questo tour? Vale il prezzo del biglietto? Non lo so. Allora, chiaramente io essendo milanista, ed avendo vissuto sempre questo stadio, essere lì, vedere per esempio gli spogliatoi, fare il tunnel che fanno i giocatori, è sicuramente, insomma, bella come cosa. Poi in più c'è l'aggiunta della parte della nazionale alla fine, che però, se non ho capito male, non è sempre lì, è momentanea, quindi non sempre la troverete. E di conseguenza la teniamo un minimo in considerazione, non totalmente, perché il tour in realtà sarebbe senza quella. Però sicuramente quella parte aggiunge qualcosina in questo periodo che c'è. Allora, cerco di essere il più critico possibile
possibile per darvi un'idea. Comunque, essendo che Milan e Inter hanno sedi separate rispetto a quello che è lo stadio, non troviamo trofei come per esempio in altri stadi. Io sono andato a fare tour di altre squadre e lì c'era sempre la sala trofei dedicata alla squadra di appartenenza dello stadio. Qua chiaramente non poteva esserlo, perché qua non era un tour, diciamo, dello stadio dell'Inter o dello stadio del Milan, tour di San Siro, di questo stadio. Quindi c'erano cimeli storici riguardanti quello stadio, ok? E non solo delle squadre in sé. È il resto che mi lascia un po' così, perché confrontandoli con altri tour che ho fatto, per esempio, perché non mi fai vedere l'ingresso dei giocatori? Cioè, io ve l'ho fatto vedere ma a porta chiusa, cioè laggiù. Io, perché ho parlato con la sicurezza e mi ha detto: guarda, quello è l'ingresso dello spogliatoio. Noi siamo passati dall'ingresso normalissimo che fanno tutti. Cioè, io faccio il tour di San Siro, pago il biglietto per vedere quello che solitamente non posso vedere. Quindi questa cosa non mi è piaciuta tanto. Anche per esempio, perché non mi fai vedere il parcheggio dove arriva il pullman, il passaggio che fanno i giocatori dal pullman agli spogliatoi? No, non si è visto nulla. Anche una volta dentro lo stadio, perché non mi fai vedere per esempio la tribuna autorità? Mi fai vedere i diversi anelli di San Siro, i diversi posti, curva, la parte arancione, la parte rossa, magari gli ospitality, appunto, dove stanno le autorità? Cioè, è una cosa che in altri stadi ho fatto ed è stata molto apprezzata come cosa, perché appunto sono luoghi come il parcheggio, le tribune autorità, queste cose qua che solitamente non puoi vedere. Poi chiaramente neanche gli spogliatoi e il tunnel che porta all'ingresso in campo puoi vedere quando vai a vedere la partita, però si poteva fare qualcosa in più, soprattutto perché avendone fatte altri, vi dico che in altri è così. Poi, come ho detto prima, la parte della nazionale alla fine aggiunge qualcosina, ma essendo momentanea la consideriamo fino a un certo punto. Si finisce nello store, ma questo ci sta, è sempre così praticamente. Questo tra l'altro è diviso metà rosso nero, metà nero azzurro, essendo Milan e Inter, ci sta come cosa. Quindi ve lo consiglio, vale il prezzo del biglietto? Allora, ve lo consiglio sì, perché comunque vedere gli spogliatoi, vedere il tunnel è sempre una cosa in più. Però non è il miglior tour che ho fatto, anche perché, come dicevo durante il video, è stato fatto molto velocemente. Quindi ci sta come cosa, non è il miglior tour e di conseguenza secondo me non vale il prezzo del biglietto. Però almeno una volta ci sta a farlo. Questo è quello che penso, fatemi sapere voi se ci siete stati e cosa ne pensate. Vi invito a lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, fatemi sapere anche nei commenti quali altre esperienze vi piacerebbe vedere sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi nuovi contenuti. Io vi ringrazio come sempre per il supporto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!